delle regioni ha avuto il titolo per questo momento. Due squadre, nel caso due categorie, che è la categoria allievi e la prima squadra, oltre a coordinare e fare il coordinamento del settore. In questi tre anni siamo riusciti a trovare degli spazi per contenere, diciamo, gli allenamenti del settore giovanile e della prima squadra a Castelfranco Veneto, e questo è stato molto importante. Abbiamo diviso il settore giovanile con la parte non agonistica, che è il settore giovanile con bambini dai 4 fino ai 12 anni. Questo è un lavoro che facciamo insieme alle scuole di Castelfranco Veneto, dove facciamo attività, lezioni gratuite nelle classi, e portiamo, diciamo, al conoscimento di questi bambini, questi ragazzi. Abbiamo gruppi abbastanza numerosi, e dai 12 anni in su entra la parte agonistica, che sono categorie giovanissimi, allievi e la juniores, e conseguentemente la prima squadra. La prima squadra, che da quest'anno la prima squadra parte dalla C2. Cosa intendi orgogliosamente di avere raggiunto un trofeo, diciamo, quest'anno, una vittoria attraverso i tuoi giocatori, mi sembra. Ci puoi spiegare cosa è successo di bello? L'anno scorso abbiamo avuto grande soddisfazione in generale. Poi specificamente abbiamo avuto l'allegria di avere Sebastiano Gallina e Alessandro Balaban, che hanno vinto il campionato italiano con la rappresentativa veneta nella categoria allievi, e con la squadra allievi nostra, che è una squadra con ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile qui a Castelfranco Veneto. Siamo riusciti a vincere la Coppa Veneto, abbiamo vinto la Coppa Città di Padova, la Coppa Città di Cornedo Vicentino, quindi è stata una stagione molto... Io lavoro con la scuola, con il progetto del CONI, non nelle scuole elementari, e è una grande soddisfazione vedere i bambini che arrivano nella nostra società e possono divertirsi, sentirsi bene. Lavoriamo molto sull'aspetto affettivo, emozionale, quindi non è solo la questione atletica di un bambino, ma sì, principalmente nella fase iniziale di quello gruppo che, diciamo, che non sono agonistici ancora. Quindi sono molto contento di tutto questo ambiente. Poi certamente c'è l'assistenza della famiglia, l'avvicinamento della famiglia, e questo è molto importante per portare avanti anche un progetto futuro. Un attimo, da quanti anni che giochi qui al Giorgione Futsal? Allora, gioco da 2 anni, da quando è nata la società, cioè 2 anni fa, questo è il secondo. L'anno scorso giocavamo in Serie D, quest'anno in C2, siamo saliti di categoria e siamo appena partiti. Dunque è nuova per te questa esperienza in C2? Sì, come esperienza sì. Che ruolo giochi? Io sono universale. È un universale, noi siamo qui per i principi universali e abbiamo di fronte un testimone. Sì. Attento, dove vuoi arrivare con questo calcio 5? Vuoi andare avanti? Sì, vero? Spero arrivare molto in alto, però anche con la squadra. Anche con la squadra. Mi piacerebbe trainare la squadra.